Buongiorno, mi aspettavate, vero? Eccomi qua. Sì, eccomi qua. Allora, oggi è la favola numero 3 del 2022. Non sono favole di Fata Garbatella, no, no, quelle le legge Mago Ruffischi. E se si dà una mossa a Mago di Pografetto, speriamo che presto vi legga la penultima favola di Fata Garbatella, che è quella degli alberi parlanti. Ma fatalità, guardate che cosa abbiamo trovato oggi noi. Abbiamo trovato magicamente la numero 3 di lui, proprio da leggere proprio oggi, 3 febbraio. 3 che giorno è oggi? Scusate che questa fata sta diventando un po' rimbambita. Allora, vediamo un po'. Eccomi. La favola si chiama L'albero di pesco. È Super Garbatella, alla quale presto la voce, ma è lei che la racconta, con le sue bacchette magiche. Lui continua a cantare che le stelle di amicizia cuciremo, ma quale stelle di amicizia abbiamo cucito? Le cose cambiano, poi è arrivata pure la pandemia. Va bene, comunque leggiamo questa favola. L'albero di pesco. Un pesco che viveva accanto a un noce. A Garbatella c'è un noce, sapete che gli alberi di noce sono quelli delle streghe e noi fate li conosciamo bene. Questo pesco guardava con invidia i rami del suo compagno carico di noci. Perché lui deve avere tanti frutti? Pensava. Mentre io ne ho così pochi, non è giusto. Voglio provare a far come lui. Non ti ci provare, disse un giovane susino che gli aveva letto nel pensiero. Sì, perché i susini sanno leggere nel pensiero, già. Ciascuno deve fare le cose secondo le proprie forze. Pensa a far delle buone pesche. È la qualità che importa, non la quantità. Chiaro questo? Disse il susino al pesco. È la qualità che conta, non la quantità. Ma il pesco, accecato dall'invidia, non volle ascoltare. Chiese alle sue radici di succhiare più sostanza dalla terra, alle sue fibre di far scorrere più linfa, ai suoi rami di fiorire di più, ai suoi fiori di trasformarsi in frutti finché giunta la stagione si trovò carico di pesche da capo a piedi. Ma le pesche, maturando, aumentavano di peso e i rami non potevano sostenerle e nemmeno il tronco poteva reggere tutti quei rami pieni di pesche. Con un gemito il pesco si piegò con grande schianto al terreno, il tronco si spezzò e tutte le pesche marcirono ai piedi del noce. Qual è la morale della favola? Indovinate un po', lo vuoi dire tu? Lo vuoi dire tu? Lo vogliamo prendere da qui? O lo vogliamo prendere dal libro magico di Fata Garbatella? Prendiamolo da qui. Che dice qui? Leggete un po'. La morale di questa storia è: non possiamo essere chi non siamo, ma possiamo sempre migliorarci. Alla prossima favola. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.